One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi è l'anniversario della nascita del principe della Motown, Marvin Gaye. Nato il 2 aprile 1939 a Washington DC, Marvin Pence Gaye Jr. è il secondogenito di un severo catechista. Come molti talenti del soul, esordisce tra i banchi della chiesa, ma già alle superiori inizia a suonare musica profana in diverse band R&B. A 20 anni strappa un contratto alla Motown. Nei suoi primi dischi coniuga il suo amore per il jazz con l'R&B tanto richiesto dall'etichetta e dai gusti del tempo. Ma è nei duetti che a metà degli anni 60 Marvin Gaye sembra esprimere il massimo. United, il disco del 67 con Tammy Terrell, che dopo poco morirà a causa di un tumore, contiene una hit indiscussa. '69. Marvin è scosso e depresso per la scomparsa dell'amica Tammy, ma questo non gli impedisce di pubblicare uno dei suoi più grandi successi, I Heard It Through the Grapevine. Gaye ha adesso il potere contrattuale per sperimentare. In What's Going On inserisce temi politici e sociali. Il singolo che dà il titolo al disco è un'altra hit. Fine anni 70, Gaye è alle prese con l'abuso di droga e problemi matrimoniali. La Motown lo scarica, ma sbaglia, perché nel 1982 Marvin pubblica con la Columbia Records una pietra miliare della musica mondiale, Sexual Healing. Di nuovo in depressione, torna a vivere dai genitori ed è proprio lì che durante una lite trova la morte per mano del padre, che gli spara il primo aprile del 1984. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato ed Elisa Lancia.